Il cammino del Livorno verso la Serie B è cominciato proprio dal giorno più triste della scorsa stagione. Dopo la sconfitta di Como, Iaconi, tra l'amarezza e la rabbia, lancia il suo messaggio d'amore per i colori amaranto. Io è il primo anno che sono qui, ho fatto altre finali, vincenti. A maggior ragione questa vittoria, diciamo così, che ci è stata negata, ci deve far partire ancora più forti rispetto a prima. La consapevolezza anche da parte del Presidente di riconfermare la maggioranza dei giocatori, di aver riconfermato l'allenatore, dovrebbe stare a significare che c'è qualcosa di diverso e di nuovo nel Livorno, e quindi tutti quanti, chi indosserà questa maglia dovrà gettare veramente l'anima oltre l'ostacolo, perché il Livorno ha dimostrato ampiamente di meritare una categoria diversa da quella che in questo momento sta facendo. Sul mercato il Livorno si muove molto bene, arrivano Gelsi, Saverino, Alteri, poi Spinelli conclude l'affare che scuote la Serie C, porta alla corte di Iaconi Gianpietro Piovani. Livorno è una piazza che deve portare di questi giocatori che conoscono una piazza importante, che sanno che Livorno per il momento è in Serie C, ma è un Livorno che deve andare in B, deve andare in A, quindi noi puntiamo su questi bravi giocatori, perché io col Genoa, quando andavo a Piacenza, lui era uno dei migliori e per quello mi è rimasto impresso, ed era uno dei nostri obiettivi. Siamo riusciti a prenderlo e ne siamo veramente felici, ma soprattutto per i tifosi del Livorno che se lo meritano, ecco. Giovanni, arrivo a Livorno in una piazza che cerca di risalire con grande voglia. Sì, sono contento, anche il Presidente nei miei confronti, vengo con gli stimoli giusti e cercheremo sicuramente di vincere un campionato. So che Livorno ha allestito un'ottima squadra, ha perso dei giocatori importanti, ma penso che ne abbia acquistati anche tanti di valore. Ecco, io spero di venire a dare una mano a questa società, a questa città e soprattutto a questi tifosi per risalire la montagna. Ritiro a Pontremoli, inizio di campionato buono e lotta con Treviso e Spezia. In qualche occasione il clima si surriscalda, escono voci strane sulla squadra, ma Protti interviene subito a placare gli animi. Io mi sono trovato questa settimana in una situazione abbastanza strana e devo dire che da quando sono a Livorno, e questo è il sesto anno, non è la prima volta. E mi è stato riportato da gente che in città giravano voci di un certo tipo, della serie che io e Alteri ci siamo, che Piovani e Grauso si sono picchiati. E io credo una cosa: evidentemente per circolare voci così assurde, così stupide, così inventate, ci debba essere per forza qualcuno a Livorno che non ci vuole bene e soffre quando le cose vanno benino, perché noi eravamo primi, siamo da soli, oggi siamo ancora primi comunque in coabitazione con altre squadre. E siccome ritengo ormai di conoscere molto bene Livorno e so che ci sono queste cose, ma so perfettamente che ci sono molte più persone che vogliono bene alla squadra rispetto a quelle che vogliono male e vogliono tirare fuori tutti questi discorsi assolutamente inventati, piacerebbe molto che la gente intelligente, la gente che ama Livorno, la gente che ama la squadra, quando sente queste chiacchiere da vecchie zittelle, da commari proprio di paese inventate la mattina per fare del male alla squadra, e si girasse dall'altra parte volto a tutte queste stupidità che ci fanno solamente male. Il momento si ripete a novembre, questa volta ci sono troppe voci sulle strategie di mercato e sui rapporti tra presidente e tecnico. Iaconi convoca una conferenza stampa per chiarire il tutto. Ci sono delle illazioni, qualcuno pensa che io possa essere in precedenza stato il freno di eventuali acquisti, e dico che non è così. Quando anche qualcuno l'ha pensato, da oggi non è più autorizzato, perché ho dichiarato prima e lo faccio anche adesso, c'è ampia libertà di rivoltare questa squadra come un calzino, se non la si ritiene all'altezza. Iaconi non è assolutamente più, se lo è stato, un freno per questo motivo, assolutamente no. Quindi chi di dovere non deve aspettare il mio beneplacito, voglio dire, io sono solo l'allenatore, ma tutti si devono dimenticare che io possa essere il freno di eventuali situazioni che vogliono così, che tendono a mobilitare acquisti o cessioni in una maniera più assoluta. Io sotto questo aspetto non dico e non ho mai detto più niente.
il Livorno pian piano decolla e prende il comando del campionato. Poi c'è il ritorno dello Spezia che vince all'Armando Picchi, ma Vaniglia e compagni si scuotono, vincono a Monza con il Lumezzane e soprattutto a Treviso, dove Protti compie il capolavoro e poi si scioglie in una intervista toccante. Allora, io sono tornato a Livorno 3 anni fa, in questi 3 anni, se non sbaglio, ho fatto qualcosa come 56-57 gol. E vuol dire 20 gol all'anno di media circa, e non può non servire ad andare in Serie B.